rotonda sul mare. Il nostro disco che suona, vedo gli amici ballare, ma tu non sei qui con me. Ciao a tutti! John Fregato! Benvenuti a Studio Pipers, l'unico programma che si può guardare anche dalla rotonda. No, non è vero, esatto, non ci guardate. Che vi darà la precedenza nonostante siete su una rotonda. Prendendo la rotonda, diciamo. Allora, ragazzi, ci potete guardare in macchina, però... però... mi raccomando, state facendo la rotonda, se state fermi, avete la precedenza una volta per tutte. Okay. Che vi fermate, soprattutto voi che vi fermate alla rotonda, io suono con clacson ogni volta. Ok, un saluto a tutti i nostri amici del Molise, perché questa puntata è dedicata a tutti i molisani. Esatto. Perché si mangia bene Molise e quindi parleremo di Fred Bongusto. Okay, i molisani sono tutti dei bongustai. Bravo, bravo. Ti è piaciuto? Me l'hai messo su un piatto d'argento. Te l'ho servito, è bongustaio. È venuto fame, anche se sono le due. Anche oggi ti è venuto fame. Sì, perché mi è venuta voglia di pizza con tartufo. Secondo Madonna me, fare una Molise. Perché Molise? Perché Fred Bongusto è nato a Campobasso. A Campobasso. Di che anno è rotonda sul mare? Se ricordo bene, è 64. Altrimenti non siamo qui a pettinare. Siamo qui a pettinare le bambole. Esatto. Okay. Quindi, questa rotonda sul mare, su che mare stava? Allora, all'inizio dicevano, all'inizio Fred Bongusto, tra l'altro amico fraterno di Peppino Di Capri, grande altro autore italiano. Fred Bongusto, autore italiano e cantante confidenziale. Wow. Era un crooner. Sì, ho capito, ma non è così. Cioè, era un crooner tipo Johnny confidenziale, esatto. Cioè, un modo di definire quel tipo di cantante. Ah, no, perché confidenziale, perché parlava... no. C'erano i crooner in America, c'erano i cantanti confidenziali in Italia. Tipo Johnny Dorelli, Bobby Alone. Bobby Solo. Bobby Alone. Va bene, quindi dov'era sta rotonda? La rotonda, allora, all'inizio si diceva che era a Termoli. No, si diceva, si è sempre pensato fosse a Termoli, fino al 2006, quando? Cosa è successo? Quando poi c'è stata la smentita dello stesso Fred Bongusto, che ha dichiarato che la rotonda era a Senigallia. Wow. Non si sente guida. A Senigallia, ok. Cantante ora faccio una domanda, mi sapete, dov'è Senigallia? Senigallia è vicino a Ancona, facile. Nelle mare, l'abbiamo visto prima. Studiato prima. Bravo, bravo. Doveva dire è venuto, sul mare, però. È venuta prima. Preparato. Okay. Posso ringraziare il nostro aiutante regista? Ok, grazie. Ciao, aiutante. Hai visto su Google Maps. Ah, ok, perfetto. Thank you very much. Cos'è Google Maps? You are the best. E quelli sono quelli di Google che ci controllano, tu non lo sai il fatto di quelli. Ah, quelli. Poi di quelli parleremo anche di quelli e della è PFM. È stato un gruppo anni 60. E della PFM in the next puntata. Ok, alla prossima. Ciao. Ciao a tutti. Vai, facciamola questa. Una rotonda sul mare. Il nostro disco che non suona. Vedo gli amici ballare. Ma tu non sei qui con me, qui con me, qui con me. Non basta con Chuck, pure con la voce.